ragazzi. Abbiamo però anche la forza dell'ordine. Parla al ladro di polli, l'innocente. Oggi il nostro... Maschera si addice a quello che succede oggi in Italia. Vorrei dirvi che questa gente che c'ho dietro di qui, anzi le donne, per essersi... fare il coso come la lerma. Volano mogli, attenzione perché qua... Rifiutate di fare il bunga bunga, sono dentro tutti quanti. E allora... Cos'è che è successo? Che in Italia chi è innocente come me con una N sola è dentro, invece chi è fuori che se la gode? Chi? Teruffa sulla cantana, vai! Adesso dico, le carceri di adesso sono... un ostello? No, un grande albergo. Una volta le carceri erano veramente le carceri in cui si espletava la colpa. I materassi erano fatti di foglie di castano, si chiamavano pagliericci, e quindi la gente dormiva su un affare molto scomodo. Dalla regia dicono stringi. Ve la dico io cantando, però ve la spiego in italiano. Marescialla, a forza, guarda avanti. Cos'è? Un momento, siamo venuti d'Ardenno, dateci la facoltà di avere un 5 minuti in più rispetto agli altri. Siamo a corto coi tempi, innocenti. Nevicava anche Ardenno, non mi preoccupo. No, vorrei dirvi che una canzone intitolata Al carcerato. Una volta i carcerati non avevano tenga mamma camora, che mi chiama e mi aspetta. Sa carità, mamma vasa, mamma. Di un cittadino doc, nato e cresciuto qua ad Ardenno, però valtellinese, si sentiva dal cuore che no, sono nato a Tartano. E qui lo scoop non avrei assolutamente mai detto, ma c'è un pochettino di acerbo, ma quel pochettino che... Vabbè. La mia tradizione non si tradisce mai, no? Accetto la vostra, ma la mia è sempre... Ognuno di noi ha il proprio fuoco. Thank you.
parlare in dialetto grosino, quindi non lo parliamo. Due o tre barzellette e poi il canto della nostra pizzeria. Allora, vai con la prima barzelletta. Allora, tre aforismi. Allora, cosa ha detto Dustin Hoffman sulla pizza? Un Oscar, il sesso, un gelato e una pizza. Se avessi questo ogni giorno della mia vita sarei felice. Un altro aforismo: l'amore senza bacio è come la pizza senza formaggio. Buona corsa! Su, tartaruga! Non devi dare un caffè. Ciao, 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 ciao,
Ed eccomi qui a Talamona per una corsa di carnevale, Carnival Running. Ma è stata semplice, ma divertente, nulla di particolare, nulla forse di molto turistico, ma divertente, decisamente divertente. Volevo andare a Milano in questa domenica, oggi, però credo che non andrò perché già sono in circa le 4, sì, le 4:10, prima che arrivo lì, l'ultimo treno alle 21:20, insomma. Magari andrò domani perché lì c'è un'iniziativa, un Food and Wine Festival. C'erano alcuni spettacoli al teatro, ma pazienza, Luigi Pirandello, e sto sorseggiando un vin brûlé, belli alcuni vestiti, c'era un Ciccio Bello, una ragazza vestita da scatola, trovata magari non originalissima ma simpatica. Poi cos'altro, una 7-Up, un fungo, e poi un altro, un lottatore di sumo ed altri vestiti belli che avete già visto. Vi ricordo il mio blog sui viaggi, mentre vi dico che alle spalle ho la chiesa madre di Talamona. Il mio blog è www.cmviaggi.blogspot.com oppure .it oppure .ch e tante altre terminazioni. E poi sono sulle reti sociali, Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Stambone, Bonn. Mi trovate sempre come CM Viaggi. Blog sulle ricette, www.cmricette.blogspot.com, e con CM Ricette sono anche su queste reti sociali e anche su Magnacook. Poi sono anche su come CM Libri, sempre sulle reti sociali, ed ho un blog sui libri, www.cmlibri.blogspot.com.it, eccetera eccetera, non ve lo ripeto più. Ed un blog sulla musica, www.cimiramusica.blogspot.com. Buona Valtellina a voi. Ah, dimenticavo, potete anche iscrivervi per ricevere ulteriori miei video, o anche come CM Ricette, CM Libri, eccetera eccetera. Ho anche profili YouTube e su altre piattaforme. E poi anche qui in Valtellina ci sono giardini belli, e soprattutto è molto diffusa la cultura del giardinaggio. Ho anche un blog sul giardinaggio, www.cmgiardinaggio.blogspot.com. Inutile dirvi che sono anche con quel blog sulle reti sociali. Quindi buona Valtellina a tutti e a tutte, e soprattutto buon carnevale, sia in Valtellina sia in altre parti d'Italia, d'Europa o del mondo. Infine dimenticavo un blog, ho anche un blog sulla salute, dovrei urgentemente scrivervi degli zuccheri zuccheri e carnevale, perché dolci oggi, ma comunque non esagero solitamente, o almeno cerco di non esagerare. Ed insomma, un po' di attenzione agli zuccheri. Forse anche il motivo della corsa non è casuale, perché la corsa aiuta a smaltire gli zuccheri. Ora prendo la bici, ritorno in bici nella cittadina in cui vivo, che è qui vicino a Talamona. Ed eccomi qui infine con la mia bici, mentre vado via da Talamona. Ecco la mia bici, non fateci caso, è una bici seconda mano, comprata giusto per muovermi in bici.
presto. Dicavo, tornerò forse con il carnevale di Bormio e il carnevale di Grosio. E comunque, in ogni caso, sui miei profili, su Flickr e su altri profili di foto, potete trovare foto di questi due carnevali, o nonché di Grosio e di Bormio. Così come ci sono anche qui i miei video con questi due carnevali e queste due città. Vi basta soltanto cercare.